lingua. Beh, sì, sembrava veramente un bruttissimo momento. Sono passati meno di 5 mesi. Sì. Questo vuol dire che c'è stata la volontà, la forza di ricominciare proprio da quella data, quando il nostro amico mister Daniele Amauro dette le dimissioni, accettammo anche per ridare una motivazione in più alla squadra. Abbiamo compattato questa squadra, a grande merito all'allenatore, al preparatore atletico, a tutto lo staff, a tutti quanti e soprattutto ai ragazzi che hanno mostrato un impegno encomiabile fino all'ultimo secondo. Sì, diciamo che il fine ha avuto sempre dei piazzamenti onorevoli. L'anno scorso purtroppo ci fermammo 8 partite dalla fine per le situazioni che sappiamo, che sapete. Però quest'anno abbiamo, diciamo, ricalcato su quell'onda, rinforzando la squadra con elementi di spicco, di valore, e questo l'hanno dimostrato in tutte le partite. È stato veramente una bellissima sorpresa da parte di Marco Pomante. Nulla da dire, chiaramente deve fare le sue esperienze. Un allenatore ha una grande responsabilità, quello di far scendere gli 11, che poi il risultato dà ragione oppure no. Però noi della società gli siamo molto vicini e speriamo che lui faccia continuo a farlo, perché il Pineto viene sicuramente ancora di più apprezzato, sia a livello di Lega, sia a livello di delle altre società. Noi trattiamo bene tutti quanti, quindi siamo molto contenti e chiaramente diciamo che oggi come oggi non siamo pronti per affrontare un campionato professionistico. Vediamo, aspettiamo se la Lega ventila quella riforma, se dovesse succedere questo, allora ci impegneremo sicuramente per vincere un campionato. Secondo posto in campionato rimane che abbiamo fatto un grande campionato, abbiamo lottato fino a 3 partite alla fine con una corazzata come il Campobasso e quello rimane. Grande campionato, ci abbiamo creduto, perché è vero che ci abbiamo creduto, e poi sono stati i playoff che secondo me noi ci abbiamo messo il massimo per cercare di portarla a casa, però non hanno significato queste due partite dell'annata, perché credo che è normale che il campionato ha un andamento. Noi abbiamo speso tanto a livello mentale, siamo arrivati a questi playoff veramente stanchi mentalmente, perché poi quando hai un obiettivo importante come vincere un campionato ti logora, e quindi siamo arrivati a questi playoff, ci siamo divertiti, volevamo vincerli, penso che oggi abbiamo dimostrato che squadra siamo, perché credo che nonostante il gol preso ci rimane un po' d'amaro in bocca per tutto quello che è successo. Poi credo che questa squadra ha dimostrato ampiamente di giocare bene a calcio, di fare bene le cose, abbiamo creato tante di quelle occasioni da gol che oggi solo la dea bendata ci ha girato le spalle. Quindi se c'era una squadra oggi forse che meritava di vincere è il Notaresco, e penso di non essere assolutamente presuntuosa a dirlo, ma dati alla mano credo che meritavamo noi, però è una bella partita, ci siamo divertiti, mi dispiace vedere i ragazzi tristi per questa finale, ma non scalfisce assolutamente tutto quello di buono che abbiamo fatto. Se ne abbiamo parlato tante volte, è logico che mancare Banegas negli ultimi 3 mesi credo che hanno pesato sull'andamento del campionato, però questo fa parte del calcio, ma non solo Panese, abbiamo avuto tanti infortuni, dai Colombatti a Marcelli, a Bianciardi, Cancelli, tutti crociati, il Lattarulo che si è operato la caviglia, quindi è un'annata un po' particolare. Per noi che la viviamo là dentro, devo dire grazie ai giocatori, grazie alla società, questa squadra è encomiabile, perché anche oggi, nonostante l'ultima partita dell'anno, non ha giocato a caso, ha giocato bene a calcio, ha creato le situazioni, abbiamo trovato lì là un portiere che gli faccio i complimenti perché ha fatto grandissime parate, con un po' di fortuna stiamo parlando di un'altra partita, ma che non è fortuna e che forse meritavamo. Staccare la spina, perché è stato duro, un anno durissimo, e quindi abbiamo bisogno tutti di riposo. Sicuramente nei prossimi giorni parlerò col presidente, vediamo un po' quello che vorrà fare la società, perché poi se io rimango qui bisogna continuare un percorso e quindi riconfermare dei giocatori, fare un'altra bella squadra che possa lottare fino alla fine per cercare di fare qualcosa di importante, e quindi significa continuità. E vediamo nei prossimi giorni col presidente che cosa verrà fuori. Ma guarda, io ci avevo fatto pensieri anche quest'anno, prima che ci venisse il Covid io credevo che questa squadra poteva veramente dar fastidio al Campobasso, ce l'abbiamo messa tutta, e se noi andiamo a vedere i numeri di questa squadra
togliendo i due scontri diretti dove l'abbiamo persi, questa è una squadra che a fine tre partite da fine ha fatto più punti del Campobasso e non è un numero da poco, perché poi i numeri del calcio valgono. Purtroppo le due partite, per un episodio all'andata e per il Covid al ritorno, non eravamo all'altezza al ritorno della partita con il Campobasso. Questo è il più grosso rammarico, però credo che questa a numeri alla mano io sono orgoglioso, l'ho detto ai ragazzi, mi sono abbracciato 1-1 perché sono stati fantastici tutto l'anno, e oggi vederli tristi per una prestazione del genere, gli ho detto assolutamente no, perché una squadra che crea tante palle gol, crea tutto questo che ho fatto ad oggi, deve essere orgogliosa e stare a testa alta. E credo che chi è venuto allo stadio oggi ha visto una squadra che ha fatto un campionato importante e l'ha continuato a fare fino all'ultima partita. Viene da piangere, viene da piangere. No, io mi ricordo tutto, ricordo tutti i giorni che da quando sono subentrato, tutte le difficoltà che abbiamo trovato. Sono contentissimo soprattutto per la società, che se lo merita. I ragazzi, lo dico sempre, hanno fatto tanti di quei sacrifici che, ragazzi, non vi rendete conto, perché non è facile stare 2 mesi fermi con 15-16 ragazzi malati per il Covid, allenarti 10-11 alla volta, tutti i giorni, perché io poi mi rendo conto sono stato un bel martello, e loro mi hanno sopportato e supportato soprattutto nei momenti di difficoltà. E poi normale, questo lo dico sempre, io avevo una squadra forte, formata da elementi veramente di qualcuno di categoria superiore, altri giocatori che questo campionato l'hanno vinto 4-5 volte. Io sono stato bravo, io insieme al mio staff, lo sottolineo, insieme al mio staff, diciamo, a mettere i giocatori al posto giusto e a farli rendere al massimo, e questi sono i risultati. Adesso, con tutto il rispetto, tutto sto pensando tranne che all'anno prossimo, e adesso mi voglio sinceramente 2-3 giorni, mi voglio rilassare. Sono 2-3? No, 2-3 giorni, perché fra un mese si parte per il ritiro, però 2-3 giorni me li voglio prendere. Già abbiamo parlato io e la società, giustamente adesso è giusto staccare un po' mentalmente, perché sono stati 4 mesi pesanti.